non. Bentornati nel mio canale, o benvenuti nel mio canale. Io sono valucciasims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio di Arrivano i Cooper. Dunque, sono neanche ancora le 7 del mattino. E la nostra qui è sveglia, vai, riponi, e ha preparato la colazione, ragazzi. E qui, chi è? Oddio, lavora da casa. C'è chi è già sveglio. Eh sì, ragazzi, la nostra Priscilla è sempre in piedi perché lei fra 2 ore dovrà andare al lavoro. E quindi sì, cose mistiche. Notare la colazione, ragazzi, qualcosa di sano, di leggero, perché così ha ordinato Daniela, che vi ricordo, ragazzi, la cara Daniela Alberghini, madre di Alessandro, momentaneamente vive qui perché deve occuparsi, prendersi cura. Questo è quanto gli ha comunque, no, ordinato il figlio. Prepara del caffè, tesoro, e prepara anche una brocca di tè verde salutare, perché sapete, no? Daniela ama il tè verde, perché drena, secondo lei drena. E dicevo, è qui per prendersi cura di Priscilla, ragazzi, che vi ricordo proprio non riesce a rimanere incinta. E quindi serve l'intervento della Danielona, ragazzi, viene da sé. Allora, dunque, cara, quando hai finito, per piacere? No, ma non te lo devi bere, non è per te. Ecco, quella inizia a lavorare fra un'ora. Tu qua prendi e posa il bucato? No, prendi e sposta il bucato nell'asciugatrice. La nostra viene qui. Il caffè, per carità, ma scherziamo? Kathleen, niente caffè. Però la nostra può prendere una bevanda anche. Ovvio, no? Perché le fa bene, ragazzi, le fa bene. Dopodiché, ragazzi, verrà qui a dedicarsi a un qualcosa che, secondo ovviamente la sua suocera, è soltanto una perdita di tempo. Ma abbiamo un cavalletto al riparo, ragazzi, perché no, dovremmo spostarne uno. Però mi sembra che l'avevo messo da qualche parte qua. Però vabbè, tanto devi andare al lavoro. Pazienza, mia cara, manca molto poco ormai. È una perdita di tempo, sì, perché non dovrebbe perdere tempo, secondo lei, ragazzi, a lavorare. Dovrebbe investire il tempo nel far di tutto, capiamoci, per dare un erede a suo figlio, ovvero suo marito. Allora, dipinto astratto, dai, medio. Dipingi un pochino, anche se fra 7 minuti devi andare. Ed eccola qua, la cara Daniela, ragazzi. Sempre pronta, la vedete? Eh? Lei non ha bisogno della lotteria, però perché no, ragazzi? Prendi una porzione, cara, e quando hai fatto tu butta il cibo variato. Qui c'è molto da fare, Anche lui, ragazzi, ha una fame che se lo porta via praticamente. Prendi una porzione. Buongiorno, cara. Oh, Daniela, buongiorno, caro, buongiorno. Evita, tesoro. Il lavoro mi chiama, devo andare, capire, ragazzi, questa non vede l'ora di andare a lavorare tutte le volte. Ma cara, sicura che non puoi proprio restare? Abbiamo i nostri esercizi yoga da fare. Oh no, il lavoro mi attende, magari più tardi, certo, come no. Perché sì, ragazzi, la cara Daniela è convinta che con del sano esercizio fisico, un'alimentazione molto curata, riuscirà, no, ad aiutare sua nuora, no, a rimanere incinta. Non ci vuole una scienza, caro, per capire che tua madre sa cosa è meglio per te e per la tua sposa, tesoro. Vedi, tua moglie finora magari ha avuto un'alimentazione, come dire, scorretta, capito, da immondizia. Mamma guarda qualunque cifra purché non si nutra più di cibo spazzatura, ma c'è con me solo broccoli, pomodori e peperoni, caro. Oh, questa mamma è una dolce melodia per me. Sì, va bene, ok, evviva, si festeggia. Allora, riponi, vedi mamma, scoppierà una guerra, ma io voglio tanto, ma proprio tanto avere un figlio. E che non lo sa lei, ragazzi, quanto suo figlio desideri con tutto il cuore? E ovviamente lei sta qui, parlerà dei sogni. Sì, vabbè, sei flirtante, tesoro, lo sanno tutti. Darà dei consigli familiari, ancor meglio, perché figuriamoci se la nostra non dà dei consigli familiari. Tua madre lo sa, tesoro, quanto è importante per te avere un erede, capisci? E farà di tutto. Ah, mamma, sognerei tanto di portarlo a teatro, come tu facevi con me quando ero piccolo. Ma certo, ti ho fatto conoscere i compositori migliori. Sì, mamma, ricordo ancora i nostri concerti. Du papale, per non dire altro, ragazzi, certo. E alle miglior feste, tesoro? Sì, vedi, ragazzi, è quello. Vedi, mamma, io bramo tanto, vorrei tanto avere un figlio, e forse, non so, dovrei dar retta, sta dicendo a Priscilla. Magari, se proprio non riuscissimo... Conceditelo. Oh! La nostra ha ottenuto una promozione. Maestra del vero, è un vero talento, le altre persone iniziano a riconoscerlo. Vivi la tua arte, trattala con solennità e il mondo ti seguirà. Oppure mecenate, per l'arte è un gusto impeccabile, puoi fare accadere cose grandiose. Sfoggia quel che sai come mecenate, però mi includo nello... No, io direi maestra del vero. Guadagna un po' di meno, ma sì, ce la vedo. Artista in residenza. Cassettiera, ok, va bene. Lei, ragazzi, è un po' di tempo che non si concede, come dire, un po' di intimità con suo marito. Ma perché, cara, sta in piedi qui? Ma siediti. Siediti, cara. Intimità non nel senso esclusivamente fisico del termine. Però, cara, non esiste che stai seduta accanto a un Alberghini, eh? Tu qui, sola soletta, ma mai accanto a un Alberghini, tesoro. Le basi proprio. Se ti vede Daniela è la fine. E dopo aver dedicato un po' di tempo alla pittura, la nostra, come dire, si recherà altrove perché vorrebbe ritagliarsi un po' di te. Ammazza, oh! Questo che è? Un ricordo di quando andavi all'asilo? Ammazza, complimenti, veramente, sono sconvolta. Dicevo... manca quell'intimità di poter essere solo loro due... senza, no, la Danielona. Avete capito, no, che tipo di intimità intendo? Assumi un agente? Perché no? Assumi un agente. E sappiamo già chi potrebbe assumere. La nostra Veronica. Complimenti però, tesoro, veramente c'è un tratto notevole. Veramente, guarda, non ho parole. Oh, Priscilla ha assunto un agente, ora può negoziare per ricavare più denaro dei propri dipinti. Benissimo. E ripeto, sappiamo già chi sarà l'agente, perché la nostra Veronica è sempre pronta. E poi un biglietto della lotteria, loro non ne hanno bisogno, ragazzi, però perché no, si può sempre sognare. Ma la nostra in realtà, appena avrà terminato qua il suo lavoro, si recherà altrove, ragazzi, perché sì, vorrebbe, dicevo, no, ritagliarsi un po' di intimità con suo marito. Però diciamo che è un periodo in cui, a parte tentare sempre, con estrema frequenza, ad avere un figlio, non c'è altro, come posso dire. Hai dipinto un capolavoro, addirittura! Oh, santa pera, ragazzi, sono sconvolta. Allora, fermi tutti, perché sono veramente sconvolta adesso. Cioè, sto schifo, vabbè, negozia con la gente, dai. Immaginiamo stia chiamando Veronique. Veronique, guarda, ho finito un capolavoro, sono sicura che sarà molto promettente. Va bene, se lo dici tu. Mi spiace, al momento non ho niente per te. Ok. Quindi fai una cosa, metti nell'inventario e vendilo per ora così. Dopodiché, ragazzi, hai finito, cara? Perché quando hai finito qua tocca iniziare a preparare la cena. Prima bisogna svuotare questo, però. Non sia mai che la Danielona viene qua e vede. Vediamo un po'. Aragosta la Termidoro, ragazzi, ovvio, no? Chi vi pare che un Alberghini non si gusta un po' di... No, che scherziamo? Non esiste proprio. Cara, ti manca molto? Dai, fatta al 50%, quindi fai un dipinto classico medio. Mentre, dicevo, la nostra dovrà sviluppare un po' di malizia. E secondo me, ragazzi... Ecco, guarda, non piove più. Vieni a fare una presentazione amichevole. Meglio ancora. Presentazione amichevole, perché non la conosci, vero? Va bene. Con Sibilla, ragazzi, è un po' maliziosetta. Io ce la vedo la Danielona con Sibilla, perché secondo lei tutte le lacune di Priscilla, come per esempio la folle idea di voler adottare un figlio, sono proprio causate da sua madre. Cioè, come non ha potuto prepararla all'epoca, sapendo che avrebbe, no, sposato un Alberghini? Chiedi della sua giornata, chiedi della carriera. Certo, però, vedete, da lontano, ragazzi, non sia mai, non ci si avvicina nemmeno. E le farà un complimento per l'abito, ovviamente falso, come le banconote del Monopoli. Però un abitino veramente grazioso, ma ora quindi... Stretta di mano sedante, no ragazzi, troppo bello. Dai, proviamo, non l'ho mai visto. Sì, ci sono un po' di nuvole all'orizzonte per i nostri figli, quindi ho ritenuto fosse necessario vivere qui. Sai, bisogna sempre dare di tutto e per tutto, non credi? Sì, è un po' maliziosa. Diciamo che gliela vuole un po' eccola lì. Ops, un mancamento? Sì, è stato un po' un modo per fargliela pagare, ragazzi, del tipo è colpa tua se tua figlia non sa come comportarsi con un Alberghini. Ciao cara, è stato un piacere, eh? Mazza, complimenti tesoro. Sei veramente adorabile proprio. Vieni a farti una doccia. Mentre tu... Vai qui, va. Cara, quando nessuno ti vede, prendi una porzione, puoi concedertela, dai. Anzi, no, tu l'aragosta effettivamente non puoi. Scusami se te lo dico, ma tu devi prendere gli avanzi, cara, perché lo sappiamo perché. Non sei un Alberghini. Ma cos'è successo? Oh, non lo so, caro, ho avuto un mancamento all'improvviso. Lui, insomma, chiedi di passare del tempo assieme quando si riprende. Non sta bene, no? Cara, ammazza, è stato proprio, eh? Anche perché si deve assicurare il voto. Senti, ma nel frattempo che aspettiamo che si riprenda... Fai una cosa, scusate, anch'io sempre molto sveglia, assicurati il voto di tua madre. E poi chiedi di passare del tempo assieme. Ma sta bene? Oh, c'è anche tuo padre. Chiedi della carriera. Fermi tutti, fermi. Ho visto qualcuno di mia conoscenza. Eccolo qua, to. Il Wolfgang. Però veramente chiedile di passare del tempo insieme, perché devi assicurarti dei voti. Grazie alla grande conoscenza delle problematiche e un atteggiamento sicuro e magari qualche vana promessa, Alessandro si è assicurato il voto di Daniela. Beh, ovvio, ragazzi, no? Chiedigli di passare del tempo assieme anche a tuo padre, dai. Va bene, possiamo stare insieme un po'. Avrei bisogno di un caffettino, lo so tesoro. Dopo quella tramba, assicurati il voto, va. Poi rallegrala. E ovviamente magari potresti adularla un pochino. chiedi di passare del tempo assieme a tuo padre, ma Maurizio, caro, capisco che tu non voglia, come dire, però un minimo dovresti. Ci sono degli obiettivi che devono raggiungere i nostri ragazzi e se non ci fossi io qui non ce la farebbero mai. Beh, non è facile avere un figlio come preparare una cenetta o acquistare una macchina. E se mia figlia ha qualche difficoltà non è che bisogna farglielo pesare. Ora scusami, ma il mio allenamento serale mi chiama. E beh certo, tanto per cambiare ragazzi. Perché sì, diciamo che qualcuno qui mangerà al volo. Anzi, direi che a questo punto potresti, caro, sai fare cosa? Azioni, forma un gruppo con Maurizio, Daniela, Priscilla e Sibilla. E visto che ci sono magari, ma papà, abbiamo già preparato la cena, perché non ti fermi anche tu? Che viva, eh? Lui aveva altri programmi. Tagli una porzione insieme. Cara, tu però non puoi permetterti di stare qua con gli Alberghini, cara, eh? Non sia mai... Anzi, controlliamo che tutto sia perfetto. Che tutto brilli proprio, e al massimo guarda puoi concederti ecco, leggi qualcosa, ti siedi qua proprio nell'angoletto, ragazzi, che tristezza. Condividi il fardello emotivo di un sim. Bene, ecco, questo è interessante, ragazzi, perché sì, c'è un motivo per cui è interessante, lo vedremo tra poco. Mazzo, 800 porzioni, ma per chi sono tutte ste porzioni? Via, via! E lei ovviamente, ragazzi, è più che felice di vedere sua madre, perché... no? Adula. Entusiasmati per il pasto. Cosa fate voi due? Conversazione profonda, e si complimenterà ovviamente anche per l'arte. Ammazza, chiede un autografo addirittura. Mamma, non sapevo ti saresti fermata. Ma certo, cara. Sai, io ho avuto modo di ammirare il tuo ultimo lavoro. Devo dirti, mamma, è stato fenomenale. Complimenti. E lei invece chiederà della giornata a Maurizio, ovviamente, ragazzi. Hai scoperto i tratti di tua madre, mi fa piacere, tesoro. Per fortuna che l'ho portata qui, guarda. Costerà fior fior di simoleon, ma almeno prepara delle cenette gustose. Altrimenti sai quanti giorni di pioggia avrebbero vissuto questi ragazzi dal punto di vista alimentare? Certo, cara. Beh, certo, la musica è sicuramente cambiata. Niente cibo spazzatura, no, no, papà, per carità. Va proprio a finire nell'immondizia con noi il cibo spazzatura. Comunque, senti, assicurati il voto anche di tuo padre e poi anche di tua moglie, vien da sé. Papà, piuttosto per la mia campagna posso contare su di te, è vero? Ma certo, figliolo. Ovvio. Ascolta tua madre, tesoro. Se ci sono problemi, lo sai, mamma è sempre qui per te. Cara mia, e come se ci sono problemi? Ce ne sono e come? Ed è per questo che la nostra saluterà il suocero, abbraccialo, cara, darà la buonanotte alla suocera. Ovviamente, ragazzi, notare che l'abbraccio amichevole con Daniela non uscirebbe neanche fra 20 anni. È importante tirar su una famiglia, metter su famiglia, lo capite? E io sono qui proprio per questo. Va bene, se abbiamo capito, cara. Darà un bacio sulla guancia, perché davanti, ragazzi, alla sua famiglia non osa esternare. Cara, basta divertirsi, perché qui, no? Viene a ripulire, mentre sua moglie, no? Si sottopone, sebbene distrutta, ragazzi, a questo allenamento, perché le sta provando veramente tutte per cercare di e visto che anche sua sorella, no? Si è messa in testa di voler migliorare, che è sta roba? Ma basta, per favore. Allenamento insieme, forza, potete farcela. A un certo punto c'è qualcuno che, vedete, sono le 2, proprio lui non riesce a dormire, quindi va qui, anzi fermo, rimani lì, e c'è qualcuno che invece va qui e si prepara una camomilla calmante, dolorante per l'allenamento, ma quando ti sei allenata, tesoro? Vabbè, dettagli. Tua sorella, non lo so, già si è data, ma non dovevate allenarvi insieme? Ragazzi, è una tragedia. Così poi entrate insieme, vi riposate, su. Sì, vabbè, ma non devi chiacchierare con lei, vai via. Sai, tua madre è un po' un'esplosione nella vostra vita, io te lo consiglio, perché conosco mia sorella. E lui, guarda, mia madre ci sta aiutando, se non sai di cosa parli, ti prego, non evita. Viene qui, lei ovviamente, ragazzi, convinta di essere sola a quest'ora. Lui, oh, Kathleen, e lei ovviamente appena sente la voce, oh, mi scusi... Dottora Alberghini, perché ovviamente, no? Me ne vado subito, imbarazzatissima, ragazzi, no? No, no, ma resta, per favore. Avete bisogno che faccia qualcosa? Lei viene qui e magari chiede, immaginiamo, no? Immaginiamo chieda della sua giornata, in realtà sia un... Avete bisogno di qualcosa? Io vado di corsa a cambiarmi, se avete bisogno di qualcosa, insomma... Ditemi pure io. No, guarda, non preoccuparti. Sai, sono un po' stressato, problemi al lavoro, economici. Oh, posso capirla, sa. Non vengo da una famiglia particolarmente ricca, quindi da noi anche poter avere un cassettone era, quando ero piccola, insomma, una conquista. E lui, ma veramente? Non sapevo fossi... Lei intanto va in stanza, vede che suo marito non c'è, però sa che certe volte rimane a lavorare fino a tardi, ragazzi, no? Sì, sì, dottor Alberghini, non vengo proprio da una famiglia ricca, non sono mai stata per esempio a un museo, quindi deduco avrei viaggiato pochissimo, sta dicendo lui. Beh, sai, la vita non è sempre semplice. E quindi, ragazzi, io immagino loro restino a chiacchierare un po' di tutto. Lui le fa comunque dei complimenti per dire, beh, nonostante tutto sei riuscita a fare qualcosa della tua vita. Eh sì, è stato difficile, mio padre era un fabbro e nel nostro villaggio, sa, la vita. Andavamo avanti tra mezzini a formaggio grigliato. Insomma, vabbè, ragazzi, per la prima volta Alessandro... si ritrova a parlare con la domestica, fa una conversazione profonda, perché non si l'ha portata sua madre, ma non è che abbia mai avuto modo di, ecco, impara a conoscere e rimane comunque, fra virgolette, affascinato da una persona che, rispetto al suo stile di vita, ha avuto molte difficoltà, perché, per carità, anche sua moglie ne ha avute, però sicuramente, ecco, non così tante. La discussione forse è un po' noiosa, perché lui è abituato, diciamocelo, a un altro, no? A un altro rango. E all'improvviso, ragazzi, fra virgolette, si ritrova, no? A parlare anche un po' del personale. Tuo marito, insomma, fai una vita, non... Ma no, io non sono sposata, non sono veramente nemmeno fidanzata. Beh, è un peccato, insomma, una ragazza con un fisico come il tuo. Ma, dottor Alberghini, cosa dice? E ragazzi, lui sì, come dicevo prima, eccolo lì, è un po', ragazzi, che non ha occasione di essere in intimità con sua moglie, perché l'intimità che loro hanno un po' perso, vedete proprio, cioè adesso praticamente loro, fra virgolette, si uniscono con il solo obiettivo di, stanno insieme con il solo obiettivo di avere un figlio. Vabbè, il numero di telefono vive qua. E quindi c'è un po', no, di... Guardate lei! Oh, santa pera! Ma stiamo scherzando? Vediamo un po' lui. Lei anche a questo punto sa che non dovrebbe. Anzi, tra poco dovrebbe anche iniziare a lavorare. Però, ragazzi, è più forte di lei. Lei è sempre stata attratta da Alessandro, da appena l'ha visto, solo che sapeva che non avrebbe mai potuto. Lui è un alberghini, lei è una cameriera. La cameriera per di più di sua madre. E inspiegabilmente Alessandro ha trovato... in Kathleen, una persona che per la prima volta dopo tanto tempo, secondo lui, lo sta veramente ascoltando. Guardate, mamma mia, Alessandro, un po' il lavoro. Vedete, lui però pensa a sua moglie, cioè in realtà quello che, ecco, eccolo lì, perfetto, sta avendo con Kathleen è, fra virgolette, la libertà che vorrebbe avere di nuovo con sua moglie, che non riesce più ad avere, perché si è persa un po' quell'entusiasmo di stare insieme, quella magia, un po' quel brivido, perché adesso, ripeto, l'unica cosa, l'unico scopo è stare insieme per avere, no? Quindi, men che non si dica, ti prego, ma te ne vai, tesoro, termina il raduno, vattene via. Sì, mi sta già andando via, i nostri si ritrovano qui, perché io immagino magari la prenderà per mano, no? Ma perché, come ti sei conciata, tesoro? Non per farmi gli affari tuoi, devi andare in bagno, no? Adesso guarda, il bagno non è un buon momento, facciamo così. Sì, lavora da casa, perché adesso proprio... Ma te ne vuoi andare, molla! Io, ragazzi, ma veramente... non ci posso credere. Entrerà senza vestiti. Vediamo se questa se ne va a rompere il pelo. E anche lei, ovviamente, ragazzi, sapete, in questo momento è un po' la... immaginiamo ovviamente non ci fosse, no? Ed è un po' la follia del momento, il trasporto, per cui il nostro... la bacerà e poi farà ovviamente fichi fichi nella vasca, ma diciamo che qualcosa andrà storto, ragazzi. Sì, qualcosa andrà storto. È stato un attimo, ragazzi, non è inebriato comunque dalla bellezza di Kathleen, che non è una brutta ragazza, ovviamente. Ma... si rende immediatamente conto del gravissimo errore fatto e quindi ovviamente altro che chiedi di diventare il fidanzato, come no? E così, ragazzi, la nostra stanchissima, perché veramente ovviamente stanchissima, lui si è infilato di corsa nel letto, ha fatto il vago Questa viene qui e nota che la colazione non è pronta. C'è solo una camomilla. Prenderà una bevanda, tanto lei non è che, no? Non è che faccia colazione, però probabilità gemellare poi, ragazzi, tra l'altro, io questa cosa non me la ricordavo. E nota comunque che non è in servizio Kathleen, o come cappero si chiama, perché ovviamente, ragazzi, lei non conosce il nome. Kathleen, ma le pare il caso di presentarsi a quest'ora? Oh, mi scusi, signora Alberghini, io ho dormito un po' troppo. Ho dovuto persino riporre io da sola la mia tazza. E guardi qui, guardi che disastro! Eh? Ovviamente dovrà occuparsi lei di chiamare il tecnico, perché io non ho fatto tempo. Certo, tesoro, che scherzi, Non hai tempo, tu devi andare a rompere il pelo a qualcuno. Tipo a questo tizio, presentazione amichevole. E quindi, ragazzi, con il disastro annunciato, io direi che noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Non oso immaginare cosa potrebbe accadere, ragazzi. È un disastro. Guadagna 1 milione di... Oh mio Dio, fermi! Oh mio Dio, Priscilla ha vinto la lotteria! No, ragazzi, non avevo mai vinto! Sono arrivati i risultati, il fortunato vincitore della lotteria è Priscilla Cooper, per Priscilla è un'immensa fortuna. È il momento che lasci il lavoro o che smetta di cercarne uno, una cosa è certa. Dopo una simile vincita, la fila di spasimanti e di cugini spariti da sempre memorabile si snoderà per tutto l'isolato. Complimenti! Tesoro, complimenti! E sei stordita, sì! E ci credo che sei stordita, tesoro mio. Vai al lavoro, ma dovresti prenderti un giorno di vacanza. Mamma mia, ragazzi, per di più adesso questa vincita. Secondo me, io immagino, ovviamente, non abbia giocato alla lotteria, ragazzi. Ma magari che possa essere, no? La vendita di qualche quadro, qualcosa del genere, ovviamente, ragazzi. Immaginiamo. Perché figuriamoci. E quindi cosa succederà, ragazzi, secondo voi? E soprattutto, sarà rimasta incinta? Oppure no? Ragazzi, è un disastro, perché ora lei spera in qualcosa di più da Alessandro. Ma Alessandro, ragazzi, ha avuto un momento di, vedete, sensazione di tristezza, perché ovviamente è molto pentito di ciò che ha fatto. Non dorme neanche bene, si alza, non... si sente in colpa. Lui vorrebbe raccontare tutto a sua moglie. Però dopo tanto tempo, per la prima volta, ecco, vedete, è come se avesse trovato in Kathleen una persona che può capirlo. Vai su un forum, tesoro, paga le bollette prima di tutto. Ecco, chiacchiera con tua sorella, va. Insomma, ragazzi, un disastro, un disastro. Abbiamo vinto la lotteria, però contemporaneamente c'è questa situazione. Cioè, ragazzi, un disastro, veramente un disastro. Fatemi sapere cosa ne pensate e noi ci fermiamo qua per questo episodio. Se vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, programmazione del canale, playlist, ma soprattutto i link ai canali dei miei amici youtuber che fanno gameplay Macinema con The Sims 4 e gameplay con la PlayStation 4 e PC. Mi raccomando, andate in tutti i loro canali, ragazzi, iscrivetevi, perché ne vale veramente, ma veramente la pena. Sono molto bravi, talentuosi, simpatici. Insomma, ragazzi, veramente andate, e soprattutto campanelline sempre attive, perché solo in questo modo, ragazzi, riceverete una notifica. Dai, su Maurizio, eccola lì, che abbia raccontato qualcosa. Pettegolezzi piccanti, ragazzi. Temo che Martina abbia rivelato qualcosa. Oh mamma mia, lo scopriremo, lo scopriremo. Quindi veramente fatemi sapere cosa ne pensate. Campanelline attive, dicevo, per i miei amici youtuber, mi raccomando. E io direi, ragazzi, che ci vediamo con il prossimo episodio di Arrivano i Cooper. Vi mando un abbraccio grande sul Soul Simmers. E non...